Cibernetica torna ancora una volta a regalarci delle bellissime soddisfazioni e abbiamo imparato in questi mesi anche a conoscere alcuni dei personaggi che in canavese hanno portato delle medaglie, hanno fatto in modo che la nostra atletica, la nostra società fossero ancora una volta alla ribalta sia nazionale che internazionale, dimostrando che c'è una scuola, che c'è una base fondamentale anche per questa disciplina. In un territorio che ormai abbiamo imparato a conoscere, offre sport a 360 gradi. Oggi nei nostri studi abbiamo invitato un atleta che nelle ultime stagioni, non solo nel 2023, si è fatta conoscere in un ambiente che è quello dell'ANCI, e quindi parliamo appunto di atletica, grazie ai suoi risultati che sono stati veramente eccezionali. Il 2023 è stato ancora un anno, diciamo così, migliore rispetto a quello dei passati, perché quest'anno Anna Camoletto, che è qua con noi, ci ha regalato addirittura un campionato europeo. Anna, buongiorno. Buongiorno. Allora, con te raccontiamo un po' di questa tua carriera strepitosa che quest'anno, poi lo so, siete voi atleti, siete tutti modesti, ma no, non è vero. Prima a telecamere spente mi dicevi, ah no, ma perché siamo in pochi, no. Ragazzi, quando si raggiunge un risultato eccezionale bisogna rimarcarlo e fare i complimenti. E non possiamo che farti complimenti. Allora, raccontaci, iniziamo dalla fine, ovvero questo 2023, che tra l'altro tu sei reduce da una trasferta a Bari, dove ti sei messa al collo un'altra medaglia d'oro, campionato italiano, heptathlon, No, pentathlon, pentathlon scusami, Lanci lanci e stili. e Grand Prix Lanci. E Grand Prix Lanci. Quindi altre medaglie al collo, ma soprattutto appunto il 2023 che ti ha visto arrivare sul tetto d'Europa. Raccontaci di questa stagione e soprattutto anche le emozioni che hai provato. Beh, quella degli europei è stata incredibile, perché a parte che non me l'aspettavo, perché conoscendo i nomi delle altre atlete non pensavo di riuscire a batterle. Poi è andata Sei stata brava, non è andata bene, sei stata brava. bene. Magari le altre erano un pochino più emozionate, poi non erano belle giornate lì a pescare, piovuto 5 giorni, faceva persino fresco, incredibilmente. Sì. Io approfitto di queste gare per andare 3-4 giorni in vacanza nell'anno e mi becco sempre la pioggia. Però diciamo che questa pioggia che da una parte può dare fastidio, però ti No, nei accompagna. lanci devo dire che aiuta molto, perché almeno nel lancio del martello si riesce a girare molto meglio con la pedana bagnata. Ah, ok, perché E aiuta lo quindi aiuta scivolamento. moltissimo a girare, quindi infatti Bari non è andata benissimo. Speravo nella pioggia, è arrivata appena finita la gara. Beh, però intanto comunque, ma una medaglia l'abbiamo portata a casa. Sì, ma in Quindi. effetti diciamo, in effetti c'erano veramente poche persone a Bari, perché in concomitanza c'era un'altra gara a Pistoia e quindi molti atleti hanno preferito non fare il viaggio lungo, si sono Certo. fermati a Pistoia, però molto carino, mi sono molto divertita, ecco. Raccontaci anche il mondo dell'atletica dal tuo punto di vista, perché appunto pratichi una serie di discipline, perché non sei Sì, solo martelle, no, sì, la perché preferita è martello, perché certo. mi diverte veramente molto. Poi ho iniziato a fare tardi, perché ho iniziato a 60 anni, quindi. Ah, quindi hai già iniziato, diciamo così, abbastanza matura. Sì, facevo atletica da ragazzina, perché ero nell'atletica Volpiano fino a 18-19 anni e facevo giovellotto. Ah, quindi già Sì, ma lancia. ero molto scarsa. Ero molto scarsa. Poi c'è sempre mio figlio che mi dice: poi tu ti sei mantenuta, quindi adesso i risultati arrivano. È tremendo. E quindi facevo già comunque atletica, poi ho smesso, poi ho fatto il figlio e poi ho cominciato a fare tennis. E poi a 60 anni ho detto: ma sì, ho scoperto che c'era l'atletica che io dicevo dei vecchi. Quindi Ma perché a no, non è Torino, vecchio. ma no, perché a Torino ci sono stati questi World Master Games Certo. 2014, Sì, credo. diciamo, è praticamente un trofeo a livello internazionale per seniores, quindi Over over 30, 30. quindi neanche No, così. alla fine, no, però effettivamente perché allora si inizia sempre a pensare nelle categorie sportive, a partire dai 35 anni in su Sì, si sì, viene sì. considerati vecchi. Scusami, No, vecchi per modo di dire. ma Ne, è vero, i bambini ti vedono vecchio anche a 30 anni. in realtà, in realtà Sì,
siamo maturi, si matura, ma si è anche matura sotto il punto di vista dell'esperienza, quindi dove tante volte non può arrivare, diciamo così, l'esplosività del fisico di un ventenne, però arriva l'esperienza e la testa, questo fa tanto. Sì, questo fa tanto, perché io da ragazza non avevo l'agonismo che ho adesso, mi vergognavo da morire anche a fare le gare, poi avevo il gruppo delle amiche, quindi si andavano anche a fare le gare. Adesso no, adesso è veramente un divertimento, perché poi vai in giro per l'Italia e non solo, certo. Conosci tantissime persone, quindi io ormai conosco persone dalla Sicilia in su, quindi certo. Proprio molto in su. Parecchio su. Fino ad arrivare ai paesi scandinavi. Fino al nord, esatto. Visto che appunto coloro che hanno conteso con te alla certo. fine erano una svedese, giusto? Una finlandese. Quella che pensavano tutti vincesse. Certo. Invece Anna è stata più brava. In italiano è stata brava. Probabilmente, ma anche lei ha visto, mi ha visto lanciare bene, probabilmente si è anche un po' agitata. Certo. Poi lei ha vinto tutto il resto perché è fortissima. Sì, sì, è una donna incredibile, veramente molto molto forte. Però l'aver abbattuta nel martello, sia nella gara individuale che nel pentalanci che poi ho fatto, l'ho battuta nel martello. Certo. Quindi questa cosa mi ha veramente inorgoglito, riempito l'orgoglio, giusto. Mi è piaciuto molto questa cosa qua. Anna, è bello il fatto che ci racconti, ci stai raccontando di questo tuo mondo, questa tua esperienza agonistica, appunto, quindi dove c'è. Sì. Comunque nell'agonismo si cerca sempre di prevalere nei confronti degli altri. Il fatto di questo, di viverlo in maniera così positiva, cioè non con quella pressione che si può vivere. A me piace, l'altro ieri, bellissimo incontrare gli amici, andare a cena insieme, si scherza, si ride, si girano le città, quindi è bello proprio quello, il fatto di ritrovare a ogni gara le persone che hai conosciuto, quindi è una cosa che mi piace veramente molto, è la cosa che forse preferisco di tutte le gare. Poi visitare le città che non ho mai visto, perché non siamo mai andati molto in giro. Certo. Quindi beh, adesso tu hai fatto anche l'insegnante nella vita, infatti. Famiglia, poi lavoro. Mio marito aveva un altro lavoro, quindi alla fine non c'erano mai le ferie che combaciavano. Quindi quello è un problema. Era un po' così. Però adesso è molto bello. Beh, appunto, il tuo palmarès è ricchissimo, sì. Però si dice sempre che gli atleti hanno sempre un po' fame, no? Sì, questa fame, sì, ecco. Sì, sì, sì. E allora ti chiedo, la fame di Anna Camoletto a livello sportivo, dove ti può portare? Quali sono i mondiali? Ah, ecco. Oh, bravo. Beh, effettivamente si sanno a livello di cosa si chiama, di date, c'è già qualcosa? Sì, c'è la Svezia il prossimo anno. Ah, ok. A Göteborg. Ah, beh, cavolo. Che poi hanno detto che si dice Göteborg, ma sì, non sì, so no. bene la pronuncia. Certo. E dovrebbe essere lì. Se siete all'Ullevi, che è lo stadio mitico di Göteborg, o addirittura loro forse lo chiamano anche Göteborg. Sì, qualcosa di questo genere. Ricordo le reminiscenze calcistiche tante anni fa. Beh, sarebbe bellissimo, tra l'altro, un colpo d'occhio meraviglioso. Ti sì, dico mi già piace, che quello mi piacerebbe. Perché poi la Svezia è molto bella. Molto bella, poi teoricamente dovrebbero esserci le straniere che ho conosciuto qui a Torino quando hanno fatto i World Master Games, no, gli European Master Games okay. che ho fatto. E c'era una signora colombiana con cui continuo a scrivermi, è simpaticissima, e poi c'è quella più forte del mondo, e infatti mi sto allenando per cercare di battere. Brava! Beh, è giusto. Questa Carol Finsrud, mi pare si chiami, sì. Mm. Ed è una donna incredibile, lei ha fatto anni di nazionale di disco negli Stati Uniti. Ah, ok. Insomma, c'è poco da sperare, però uno ci prova. Senti, abbiamo parlato fino a questo momento del davanti, dietro le quinte, nel senso che come si arriva, anche per spiegare, perché giustamente, guarda, siamo stati anche qua, abbiamo anche ospitato Nilver, però... Nilver, sì, sì, infatti devo sentirla dopo. Che anche Nilver, diciamo, è un esempio di come
come hai raccontato anche tu prima, non è che per forza l'atletica bisogna farla da ragazzini, da piccoli, per forza, la voglia di mettersi in gioco è a tutte le età, certo, indipendentemente da, si può iniziare a 40, 50, in questo caso 60, ecco, ma anche a livello di preparazione, quello che sono la fase di allenamento e tutto, certo, il resto, come lo vivi e soprattutto come ti prepari a queste gare? Ma io di solito mi alleno una o due volte alla settimana, andiamo di solito al campo Rava di Chivasso, sì, perché c'è la gabbia del martello, quindi si può sfruttare, certo, e lanciare lì, vado con gli amici, quindi è divertente quello perché c'è tutto il gruppo degli amici che si allena, e poi io sono una che cammina tantissimo, io cammino veramente tanto, anzi adesso devo riprendere perché così perdo il peso messo su a Bari. Perché abbiamo detto prima, poi sempre a telecamere spente, che effettivamente quando uno viaggia e fa queste cose, alla fine basta terra in certi posti, basta il profumo e si perde annusi e ingrassi. È proprio così. No, vabbè, a parte le battute. Però, certo. E quindi i miei allenamenti sono quelli, poi lavoro a casa, poi sono una che non sta ferma mai, mi piacciono, certo, i lavori pesanti, quindi... Ah, ecco. Infatti sono disperata perché mi hanno messo a posto la riva del Rio davanti a casa e per me era un allenamento perché con mio marito mettevamo a posto le piante e tutto, quindi segavi, tiravi le pezzi di legno e diventava un ottimo allenamento. Vabbè, sì, a lanciare. Sì, e invece... l'hanno aggiustato, quindi non ho più la mia palestra personale. Però diciamo che alla fine, appunto, per allenarsi, comunque per stare in forma, per stare bene con se stessi, sì, basta veramente poco. Infatti, sì, quello sì. Una cosa che mi hai detto prima è il fatto che stai bene, è quello che fai. Sì, con i dolori ovunque, come tutte le persone da una certa età in su. Però non ci pensi e vai avanti. Perché... Ti posso dire che conosco tanti ventenni che si lamentano di avere mal di schiena, quindi alla fine dei conti. Ma quello anch'io, poi fai un po' di ginnastica, un po' di movimento, passa. Quindi. Poi ho degli ottimi fisioterapisti a Volpiano, mi aiutano molto. No, è proprio bello il fatto che ogni cosa va affrontata con la giusta serietà, l'impegno, ecco, perché poi immagino che quando sei in pedana la concentrazione sia massima. È obbligatorio, altrimenti ti fai del male. Ecco, poi alla nostra età veramente devi stare ancora più attento, perché c'è basta niente che cadi. Uno dei problemi che mi sono causata al ginocchio era proprio perché sono caduta durante un lancio. E mi si è aperta la cartilagine del ginocchio, ma adesso a posto, un po' di iniezioncine, tutto ok. Beh, vedi, pronta di nuovo per salire sul podio, certo, per lanciare, per fare. Certo. Il messaggio che lanci, o che la vogliamo lanciare in questo caso, è veramente questo, del fatto che fare sport fa star bene, si creano socialità, anche perché mi permetto di chiederti, sembra tanto lontano, ma in realtà poi non è così. Abbiamo vissuto anche degli anni molto complicati, certo, perché comunque il Covid ci ha tenuto lontano, ci ha chiuso tutto. Sì. Ecco, anche a livello di atletica, quindi in tanti sport, purtroppo qualcuno ha detto, abbiamo perso letteralmente degli anni, certo, la possibilità di allenarci, di stare in compagnia, di crescere. Ecco, ti chiedo, Anna, anche perché comunque tu che hai lavorato sempre con i giovani, sì, quanto è stato difficile per te, donna, madre, moglie, ma anche atleta, vivere quei momenti e come li hai superati? Io ho fatto una cosa, mi sono iscritta al padel agonistico e quindi avevo la possibilità di andare a giocare a padel. Mamma mia! E quindi l'importante era il nome, mi sono mantenuta. No, poi con mio figlio ci siamo fatti un percorso in giardino, per fortuna un grosso giardino, okay, e quindi avevamo il nostro percorso intorno alle piante per camminare, corricchiare. E ho la possibilità di lanciare anche il peso, un po' il giavellotto in giardino, quindi, certo, non mi sono mai fermata. Beh, bene. Quindi è andata bene, a me è andata bene, certo, vedevo tutte queste persone che facevano su e giù sui balconi, lo trovavo veramente terribile, no, è stato duro comunque. Poi io ho dei fragili in famiglia, quindi non posso permettermi, ho perso parecchie gare in quel periodo. Tipo c'era stato un campionato italiano a Lecce, sarei andata volentieri, però era proprio il periodo del, certo, cos'era, ottobre 2020, ho detto no, non posso rischiare, sì, di portare a casa brutte malattie, quindi ho lasciato perdere, c'è stato un periodo un po' così, certo, però l'allenamento non è mai smesso,
col padel e queste cose ci siamo tirati fuori dalla... Alla fine qua Camilliera si è trovato l'escamotage per cercare sì, di stare bene. Sì, poi mi diverte molto anche questa cosa, perché io poi giocavo a tennis, sì, dicevi prima. Infatti continuo, ovviamente. Beh, bene, bene, una sportiva a 360 gradi, non solo una atleta che si occupa di lanci. Da una certa età in poi, ripeto, prima ero molto meno da ragazza, da giovincella. Ma forse perché facevo meno. Quando siamo giovani lo sport è una cosa che diventa, vabbè, lo facciamo per fare. Cioè... Ma sì, poi facevo atletica, quindi poi ho smesso, appunto, è nato mio figlio e tutto quanto, uno smette un po'. Fa la mamma, fa l'insegnante, fa le cose che deve fare. Beh, bene che hai ripreso, perché oggi se l'atletica canavesana alla fine è anche, si può fregiare di tante medaglie, di tanti successi, certo, e di titoli importanti, naturalmente anche tu, però posso immaginare che una società faccia piacere di avere un atleta che costantemente sale sul podio e porta il buon nome della società in giro per certo, l'Italia. Mi fa anche molto piacere questa cosa, certo, anche l'orgoglio dei miei, di mio figlio, di mio marito, è una cosa che fa molto piacere. Eh beh, sono i tuoi primi tifosi, no? Certo. Bene, Anna, guarda, grazie di esserci venuta a trovare, grazie di averci raccontato appunto l'atletica vista in modo completamente diverso, perché noi siamo abituati molto spesso, a chi segue lo sport, a vedere tutto sotto, solo semplicemente sotto il punto di vista agonistico, ma sia tu come Nilver già anche in altre occasioni ci hanno fatto capire che è sicuramente voglia di primeggiare, ma soprattutto voglia di socialità e voglia di scoprire un mondo che è meraviglioso. Certo. E anche lo sport ci permette di farlo. E infatti proprio quello è la cosa più bella di tutte queste gare, socializzare, vedere posti nuovi, è proprio bello. Bene, allora a questo punto ci risentiamo, ma soprattutto ci rivediamo dopo i mondiali. Nel 2024, ma anche prima eventualmente, tanto non sarà, quello sarà il clou, ma sicuramente mi immagino già che ti vedremo in giro per tutte le gare possibili immaginabili, perché appunto... Speriamo, fisico reggendo naturalmente. Ma io direi che ti vedo in forma, che poi i risultati parlano per te, quindi meglio di così. Beh. Allora, grazie ancora di tutto, in bocca al lupo, grazie, ci vediamo l'anno mille. Prossimo e almeno così prepariamo bene anche questa questione dei mondiali, che sicuramente fa grazie piacere mille a te, manca a noi. Grazie, grazie alla prossima, grazie mille. Grazie.